Ciao a tutti, oggi voglio mostrarvi come ottenere una piantina di Oxalis Triangularis Burgundy Wine partendo dal bulbo. Premetto che è davvero semplicissimo e in poco tempo inizierete a vedere i primi germogli, ma ho comunque voluto fare questo video perché cercando un po' su internet quando volevo piantarli non ho trovato praticamente nulla. I bulbi si presentano in questo modo, diciamo a forma di pigna anche per la struttura. Io li ho acquistati online sul sito Piplants al costo di circa 6 euro per 5 bulbi. L'ordine l'ho fatto in inverno e ho aspettato la primavera per piantarli e purtroppo, nonostante fossero ben conservati, di 5 bulbi se ne sono salvati solo 2, mentre gli altri 3 si sono seccati. Allora, come vi accennavo, è davvero semplicissimo. Io ho riempito due vasetti di dimensioni diverse con del terriccio universale di buona qualità e l'ho bagnato leggermente. Poi, con l'aiuto di un bastoncino di legno, ho proceduto a effettuare un foro abbastanza profondo nel terriccio, visto che i bulbi vanno in lunghezza. Riconoscere la parte che va sotto e quella che va sopra è abbastanza intuibile in questo caso perché i bulbi stanno già gettando. Comunque, diciamo che la parte più stretta e a punta è l'apice e va inserita sopra, mentre quella più tondeggiante e più grossa va inserita sotto, proprio come diciamo una pigna, ecco. Inserito il bulbo, basterà ricoprirlo leggermente con il terriccio, senza esagerare. Qui vi faccio rivedere la procedura con il secondo bulbo che inserirò nel vaso più piccolo. Come vi dicevo, la testa, l'apice che sta gettando va a testa in su e la parte più profonda, insomma più larga, va sotto. E ricoprirlo sempre con del terriccio senza esagerare e lasciare comunque, in questo caso che c'è il gettino, lasciarlo un pochino fuori. I bulbi di Oxalis vanno piantati in primavera, qui era metà aprile, esattamente il 14 di aprile. Poi posizionate i vasetti in un luogo luminoso, ma non ai raggi diretti del sole. E il 29 di aprile, esattamente 15 giorni dopo, ecco spuntare la prima gemma dal vasetto più piccolo. Già si vede questo suo bellissimo colore caratteristico, appunto Burgundy Wine. E invece nel secondo vaso, quello più grande, ancora nulla. Un paio di giorni dopo, esattamente il 1º maggio, ecco spuntare finalmente anche l'altro, mentre quello che era già spuntato si è aperto nella sua classica forma a trifoglio. Qui siamo al 5 maggio, 4 giorni dopo, e come potete vedere la crescita è molto rapida in quanto sono spuntati e stanno per spuntare altri triangolini. Aggiornamento dell'11 maggio, come potete vedere stanno iniziando a uscire anche i primi fiorellini. E qui siamo al 3 giugno, purtroppo non avevo fatto altre foto tra l'11 maggio e oggi, o perlomeno non me le ritrovo, però come potete vedere le piante sono in ottima forma, questa era quella nel vaso più grande che è molto folta e ha molti fiori, questa invece è quella in quello più piccolo che è un pochino più ridotta, diciamo, e anche i fiori sono un pochino di meno, però comunque sta ancora gettando e tutto. Mi raccomando, ricordatevi di mettere la pianta in un luogo molto luminoso, ma non ai raggi diretti del sole. Se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, cliccate su mi piace e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao ciao!